Grazie Presidente. Presidente, colleghe e colleghi senatori, siamo qui oggi per discutere sulla legge europea 2018 che assieme alla legge di delegazione rappresenta uno dei due strumenti predisposti dalla legge 234 del 2012 per l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Uno strumento necessario quindi a recepire gli atti normativi dell'Unione nel nostro ordinamento e ad eliminare o a ridurre il più possibile i contrasti normativi tra l'ordinamento europeo e quello nazionale. Contrasti che, se non risolti, comportano, come noto, l'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea, l'organo predisposto a garantire che tutti gli Stati membri applichino correttamente il diritto dell'Unione. Mi permetto, a proposito di questo, di sviluppare una breve riflessione di carattere politico sul funzionamento delle istituzioni europee. Negli ultimi anni abbiamo assistito letteralmente ad un'esplosione delle procedure di infrazione a livello europeo, con numeri che sono esponenzialmente aumentati rispetto agli anni precedenti. Dal 2014 al 2017 sono state avviate in totale, sempre in Europa, 3.337 procedure di infrazione, in media 119 contenziosi a paese e circa 834 procedure l'anno. Sono numeri che fanno riflettere e che assumono ancora più valore se accomunati ad un'altra tendenza che emerge se si analizzano i dati relativi alle procedure. Si nota infatti come ci sia una diminuzione delle procedure di infrazione relative alla mancata applicazione delle indicazioni, mentre al contrario aumentano a livello europeo le procedure riguardanti il non corretto recepimento. Non possiamo evitare, alla luce di questi dati, una riflessione sul funzionamento dell'Unione, un'istituzione che dal sogno iniziale di uno spazio di convivenza pacifica per i popoli europei si è trasformata negli anni sempre più in un mostro burocratico, caratterizzato da una mania regolamentare. Caratteristiche che contribuiscono in maniera preponderante al sentimento di avversione che i cittadini europei nutrono verso le istituzioni comunitarie, oramai viste come avulse dalla realtà e inconciliabili con le differenti necessità degli Stati membri. E' per questi motivi che aspettiamo con ansia il voto del 26 maggio. Solo un grande reale cambiamento, non come quelli decantati negli scorsi anni e mai applicati nella realtà, può davvero salvare le istituzioni europee da loro stesse. Mi permetto, ricollegandomi al discorso sulle procedure di infrazioni, un secondo commento di carattere politico che riguarda il nostro Paese. L'Italia viene spesso e volentieri bistrattata da alcuni rappresentanti delle istituzioni europee o da rappresentanti di Stati membri che si proclamano virtuosi attenti ai diktat comunitari. Senza rientrare nell'annosa questione del deficit, basta analizzare i numeri delle procedure pendenti nei confronti degli Stati membri e ci si accorge che l'Italia si trova in una posizione nettamente migliore rispetto a grandi paesi europei in questa spiacevole classifica. Davanti all'Italia per numero di procedure di infrazioni pendenti si trovano ad esempio Spagna, Belgio e anche la Grande Germania. Riprova questa che spesso la narrativa mediatica e politica che si fa rispetto al nostro Paese è tendenziosa, volta a sminuire l'impegno che l'Italia continua a promuovere in seno alle istituzioni europee e svolta a sminuire anche il nostro sistema Paese. Un impegno, il nostro, costante, ma finalizzato sempre a un reale miglioramento dell'Unione, teso comunque sempre a difendere, e sottolineo a difendere, gli interessi del nostro Paese a livello comunitario. Arrivando al provvedimento, come al solito la legge europea si configura come un disegno di legge omnibus e gli argomenti contenuti nel provvedimento sono quanto mai eterogenei. Viene trattata la tematica della libera circolazione di persone, servizi e merci, tutela della salute umana e del diritto d'autore, questioni ambientali ed energetiche, il regime dell'IVA, la giustizia, la sicurezza e i trasporti. Mi preme sottolineare però l'importanza, tra gli altri, dell'articolo 5 della presente legge, che tratta l'annosa questione dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, quella relativa allo scarto temporale tra il collaudo dell'opera eseguita dall'appaltatore e l'emissione del certificato di pagamento dalla quale decorrono i termini per eseguire il pagamento medesimo.
L'articolo mira a superare la procedura di infrazione 2017-2090 secondo l'interpretazione della Commissione europea che disciplina la disciplina italiana attuale consente di fatto alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento, che deve assolutamente avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui si compiono gli adempimenti di sorta. L'articolo in questione modifica la disciplina contenuta nel nostro codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di concentrare tutti gli adempimenti prodromici al pagamento in modo tale da poter adempiere tempestivamente alle obbligazioni e non danneggiare le imprese appaltatrici o fornitrici. Altra importante modifica all'interno della presente legge è quella inserita nell'articolo 15, che porta con sé un grande valore simbolico. Si tratta dell'articolo che reca le disposizioni attuative della direttiva 2017-1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, abbiano accesso in libri ad altri tipi di pubblicazioni su qualsiasi supporto, anche in formato audio digitali. Le disposizioni hanno quindi un duplice obiettivo: da un lato introdurre un'eccezione al diritto d'autore a favore dei non vedenti, degli ipovedenti o delle persone con difficoltà visive, così da eliminare tutti i possibili ostacoli che trovano nel reperire opere in formato accessibile; dall'altro quello di facilitare gli scambi transfrontalieri di opere di formato accessibile. Onorevoli colleghe e colleghe, nel concludere ci tengo a rimarcare l'importanza del provvedimento in questione, che dà seguito all'attuazione di diverse direttive europee e disinnesca il processo di apertura di nuove procedure di infrazioni. Ribadisco la necessità di un reale e sostanziale cambiamento delle istituzioni europee. L'obiettivo deve essere quello di avvicinare tali istituzioni ai reali bisogni che ogni Stato membro presenta, tenendo conto delle peculiarità e delle differenze strutturali, culturali ed economiche dei diversi paesi europei. L'Unione Europea deve esistere anche nel riconoscimento delle differenze tra i paesi che la compongono e non trasformarsi in quella macchina burocratica che impone e sanziona, come ci ricordano le esperienze devastanti avvenute in Grecia o in Italia nel 2011. Portare avanti gli interessi dell'Italia, dei nostri cittadini e del Made in Italy è un impegno che ci siamo assunti all'inizio di questa legislatura. Mi sento di garantire che questo impegno proseguirà insieme a molti altri che abbiamo in programma di portare in Europa per poter attuare anche lì il governo del buonsenso. Comunque, sempre e comunque, prima gli italiani. Grazie Presidente.